attenzione! Noi raccontiamo un fatto storico ben preciso, quello che fu lo scandalo della Banca Romana. Fu uno scandalo senza precedenti perché coinvolse 3 presidenti del Consiglio, di cui uno in carica, e più di 140 parlamentari. Il fatto è che questa cosa è successa più di 100 anni fa. Ma drammaticamente si ripropone oggi in tutta la sua attualità. È straordinario perché è un film in costume, ma ha la capacità di entrare dentro la realtà odierna, quotidiana. Questa storia di 100 anni fa descrive in una maniera incredibile come le cose non sono cambiate da allora. Azione! Si chiama Mattia Barba, il mio personaggio. È un giovane giornalista, ambisce a dire la verità. Avanti, esca! Fatemi prendere almeno le mie cose, no? No, è tutto sotto traverso giudiziario. Questo è un giornale, è la voce libera della nostra città. Non lo potete chiudere così. Oggi è l'ultimo giorno di riprese, ma stranamente stiamo girando la prima scena del film, quando a Mattia, il mio personaggio, gli viene chiuso il suo piccolo, umile, ma importante giornale, il Corriere di Cefalù. Parte da qua la storia, poi si sposterà a Roma. A Roma conoscerò un importante direttore di giornale, quello che si chiama nel film Il Popolo Italiano, direttore di questo giornale, l'attore Vincent Perez. Mi interessa il pezzo su questo fatto del treno. Me lo scriva, 3/4 di colonna. Grazie. Mi ha dato la possibilità di rispondere a un grande attore. È preparatissimo, disciplinato, simpatico. Ho capito. Lei ci mette i soldi e io compro i palazzi, giusto? Bravo. Poi però è passato qualche mese e torniamo dal notaio, facciamo un altro atto. E tu mi cedi tutto. Sfortunatamente il mondo è questo, Mattia. O si mangia o si viene mangiati. Ma non sono tutti così! Quelli che non lo sono, sotto sotto, vorrebbero esserlo. E sai perché? Perché non esistono persone innocenti. Vincent, guarda un attimo. Sì. Allora, ho messo degli automatici in maniera che tu basta li fai così e si apre. Sì. Qua, capito? Sono, vedi? Renata ha le caratteristiche bellissime. Parte un po' dal lato cattivo, poi riconosce il buono e fa la sua scelta. Renata, una donna come te potrebbe avere tutta Roma ai suoi piedi, e invece sta qui con me. E perché non dovrei? Avete stampato soldi che non avete, eccellenza. Il mio personaggio si chiama Bernardo Dall'Ongo, è il governatore della Banca Romana. Ho dato soldi a tutti. Però corrompe perché sta in un sistema di corruzione di corrotti. A te ho dato una casa, a te un ministero. E anche te. Questa scena è l'essenza del film. Con quale faccia vi indignate adesso? Ma vattene fuori dall'Italia, sei un ladro! Ha rifiutato la fusione di tutte le banche in una, che sarebbe stata, che probabilmente era una grande truffa. Io non firmerò mai questa fusione. Voglio guardarmi allo specchio la sera, prima di andare a dormire. Con permesso.
fa il nonno come fanno i nonni di una volta. Quanto ti vuole bene, nonno, da 1 a 10? Insomma, questo è un personaggio bellissimo che merita un film tutto su di lui. Nonno! Nonno, vieni! Nonno, torna! Nonno! Nonno, torna! A casa e te vedi. Il mio personaggio è il dottore Barba, che è il papà del protagonista, di Mattia. Pure i soldi dai politici prende. Insegnare a questo figlio la lealtà della vita, il rapporto onesto. Mattia, tu conosci il dottor Cavaterra, vero? Sono Ninni Bruschetta, interpreto del ruolo del commissario Cavaterra. Oggi per offendermi, e lui dice: no, guardi, siamo venuti solo per parlare. No, siamo venuti apposta, ma soltanto per parlare. Io sono un commissario di polizia. Autonomo, indipendente, un po' Maigret da un lato, e Colombo, se vogliamo, nel racconto moderno. È che sono io che sono strano. Cioè, io quando una cosa è assurda, la voglio capire per forza. Se no non ci dormo la notte. Arrivederci. Lei ci riesce a prendere sonno subito quando va a dormire? Nel cast c'è anche Marcello Mazzarella, che interpreta il ruolo di Biagini, che fu l'ispettore e svelò tutto quello che fu lo scandalo della Banca Romana. Secondo te non saranno troppi? Guarda, se te li danno vuol dire che li vali. Quelli che stanno comprando. Cioè, quanto costa rimanere integri?